ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video. Siamo a Udine, oggi allenamento, guarda il socio, di petto e tricipiti. È venuto qui a allenarsi con me. Ciao. Siamo, è in preparazione per una gara Man Physique in NBFI. Vediamo un po'. Sei felice? Sei sì, contento? Sono abbastanza felice per ora. Ero qui, mi ha scritto: che cazzo ci fai a Udine? Che ero venuto a trovare una mia amica e il suo ragazzo, che tra l'altro seguo anche loro, e abbiamo deciso di beccarci. Poi verrà a trovarmi comunque sul lago per un paio di check. Adesso ci sfondiamo per bene, dopo magari ci facciamo qualche cosa, che lo voglio vedere nudo e toccare. E toccare. Esatto, e andiamo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't rem- Bene, dai, abbiamo ancora tempo. Dobbiamo sistemare il posing però. Le prendi le lezioni? Sì, devo iniziare. Bravo. Mamma mia, che luci. Puttana. Ciao ragazzi, allora finito l'allenamento,
siamo allenati, un po' di posing ignorante. Ah, scusate se vi ho fatto vedere solo Leo, ma ci siamo beccati per caso qui a Udine, come vi ho detto. Appena cercato il giro di pose. Da migliorare. Vabbè, si migliorerà. Adesso vediamo di prepararci meglio per la gara. Io continuo la mia prep per l'anno prossimo. Adesso andiamo da loro a mangiare le verdure e giocare sotto effetti allucinogeni delle verdure. E niente, spero che anche questo piccolo e semplice video vi sia piaciuto. Vi porterò altri allenamenti insieme, probabilmente ve ne porterò un altro, cioè un altro video con un altro ragazzo, scusate la ripetizione, che è in preparazione per il San Marino. Si chiama Michele Gattoni, gareggerà come classic. E boh, ciao ragazzi, eccoci qui, cambio di location. Ho pensato di registrare l'ultima parte in cui appunto vi aggiornavo a casa, non li ho Udine, perché volevo godermi quei giorni con i miei amici. E allora, prima di tutto, Clara, visto che tantissimi me l'hanno chiesto su Instagram e non mi andava di rispondere, comunque anche io nei in cui appunto era fatto per parlare d'altro, semplicemente abbiamo chiuso e la relazione è finita. Sono cose che possono succedere, non ho voglia che cominci un gossip o altro, per questo non ne stavo parlando, ma sa una cosa una persona poi la sanno tutti, quindi si iniziano a parlare. Vabbè, detto questo, aggiornamento invece per quanto riguarda lo studio è ufficialmente operativo dal 20 di agosto, completo, fatto, rifatto. Vi porterò anche un video appunto sullo studio, vi farò vedere bene com'è. Inizierò a lavorare appunto dal 20 agosto e inizio settembre, vi aggiornerò nei prossimi giorni, ci sarà l'inaugurazione. Spero che veniate in tanti, comprerò tanto da mangiare. Niente cose fit, perché no, comprerò cose fat. Vabbè, e oltre allo studio, cos'altro? La preparazione per le gare sta andando bene, gareggerò, come ho già accennato altre volte, l'anno prossimo. Adesso volevo prendermi un periodo più lungo per costruire, perché non ho mai fatto un periodo di bulk vero e proprio, ho sempre iniziato la preparazione una dietro l'altra. Adesso ho deciso di prendermi questo periodo appunto di pausa per arrivare con più volumi, più tiraggio, più qualità, più durezza muscolare, insomma, per portare una condizione decisamente stravolta rispetto alle precedenti, e spero di riuscirci. Vedendo come sta andando, però, direi molto molto bene attualmente. Come avete visto nei video o anche su Instagram, quella condizione al peso di circa 106 kg 105, quindi sono molto soddisfatto di questa, come sta procedendo. Per il resto la vita prosegue normalmente. Comunque tra poco partirò con la Sicilia, voi vedrete questo video quando sarò arrivato lì, e sicuramente porterò anche dei contenuti in merito al viaggio in Sicilia, firmerò sicuramente, porterò qualche video su YouTube. Spero intanto che questo piccolo allenamento con Leo, che è appunto questo ragazzo che sto preparando per la gara, una gara da Man Physique, vi sia piaciuto, e vi porterò altri allenamenti con gli altri due ragazzi che sono in preparazione sempre per delle gare invernali. Un altro ragazzo gareggerà probabilmente come Man Physique sempre nel periodo di Leo, forse alla stessa gara. Un altro ragazzo, come vi ho già accennato, gareggerà come classic, lui e Michele Gattoni. Bon, io vi saluto, noi ci vediamo in un prossimo video, e mettete like, commentate, condividete, fate mettere like al cane, fatelo vedere al gatto, e niente, ciao ragazzi!